Grazie a tutti gli intervenuti. Si sente? Sì. Grazie a tutti gli intervenuti, grazie alla sottosintendente, grazie ai relatori. Inauguriamo con questa tavola rotonda l'attività dell'Accademia Artigiana per l'anno 2013. Sono grato a tutti quelli che hanno interesse per la fondazione e per la celebrazione del 2400 anniversario appunto della fondazione greca di Ancona, con tutti i problemi che essa comporta. Sono grato agli amici relatori. Questa mattina abbiamo anche inaugurato la sede nuova dell'Accademia nella Palazzina dei Dottorati della Facoltà di Economia e Commercio, con presenza di autorità e di pubblico, e adesso, per non perdere tempo, che poi ci sarà da sentire i relatori, da discutere, eccetera, cedo subito la parola al sovrintendente, che ringrazio in modo particolare, e che ci farà cosa sento. Allora, buonasera a tutti, sono particolarmente contento, diciamo, di accogliere questo bellissimo museo e speriamo anche di rendere più attrattivo e di rilanciare, diciamo, grazie all'aiuto, diciamo, di voi tutti. E anche di avere la fortuna di poter inaugurare questa tavola rotonda, che penso sia interessante per tutti voi, perché vede alcuni termini studiosi, diciamo, dell'antica Ancona e della sua problematica in un anno, diciamo, in cui si approfondiscono sia le problematiche storiche sia archeologiche di questa città così importante, diciamo, per i commerci in tutta l'epoca, a partire dall'antichità, ma non devo essere qui a dire per tutta l'età medievale, uno dei caposaldi, diciamo, dei punti forti, degli accordi più importanti, diciamo, della Russia adriatica. Una città che pone una problematica storica, come sentiremo dai giusti relatori, sia storici che archeologici, diciamo, molto interessante, perché il corso, possiamo dire, il porto principale dell'Adriatico, insieme a quelli pugliesi, nella rotta che andava verso l'Italia settentrionale, le fonti ricordano questa forte presenza, diciamo, greca, diciamo, questa situazione di Ancona si ripercuote fino all'età arcanica, ma anche, diciamo, nel quarto secolo avanti Cristo, quando Siracusa e Taranto avevano questo enorme interesse nell'Adriatico, sappiamo che i Tarantini avevano questi scambi adriatici, queste vere e proprie colonie, diciamo, lungo l'Adriatico, per proteggere questa rotta strategica sia dal punto di vista commerciale sia dal punto di vista culturale. E intrattenivo, diciamo, un forte contatto anche con le popolazioni indigene. Io stesso, per esempio, di recente ho pubblicato, ho riesaminato, diciamo, per la Bruzzo, diciamo, un meccanismo, diciamo, in casa Borghino, che si è rivelato essere veramente del quarto, fine quarto, di una catapulta di fabbricazione tarantina, che è in datazione, diciamo, in questo territorio, diciamo, casa Borghino, vicino a Chieti, quindi, certo, questi corsi sono fatti anche non solo economici, ma anche il tipo militare, diciamo, che abbiamo, eccetera. Le iniziative, diciamo, su Ancona sono molte, diciamo, speriamo che si possano moltiplicare e possano vedere anche la sovrintendenza di questo museo come protagonisti, e quindi sono grato a tutti gli organizzatori, diciamo, di questa manifestazione, in particolar modo all'Accademia Partigiana, che si occupa un po' della storia, diciamo, e dell'archeologia di questa regione così ricca di insediamenti. Diciamo, mi sono accorto che in effetti c'è, diciamo, la notizia, diciamo, delle presenze archeologiche di questa regione
domanda all'attenzione che vi si è dedicata nel corso del tempo e che certamente merita la massima ancora tanti, diciamo, tanti studi, tanti approfondimenti. Darei la parola al professore Gianfranco Paci, che voi tutti conoscete, dell'Università di Macerata, che da anni si occupa della storia, diciamo, delle marche nell'antichità, ma non solo delle marche, diciamo, tanti problemi di storia, sia di geografia, che è la persona più indicata per introdurre, diciamo, questa tavola rotonda. Si è scelto, diciamo, all'inizio di alcuni brevi interventi, diciamo, dei vari relatori, e poi ci sarà spazio per la discussione sia reciproca che per le competenze, sia aperto al pubblico, credo, con domande, con diciamo, problematiche che si possono porre, anche proposte di iniziative, diciamo. A qui siamo naturalmente sicuramente aperti, diciamo, per poter fare il meglio, diciamo, anche del futuro, diciamo, per la ricerca, per la valorizzazione della funzione dei beni culturali di questa splendida e importante regione. E quindi, diciamo, gli do la parola, anche perché ci conosciamo da lunga data, diciamo, quando io posso dire allievo, diciamo, perché diciamo, molto giovane, diciamo, allievo della scuola di Lingua, diciamo, quindi si contatta con l'Università di Macerata, perché c'è stata l'occasione di conoscere per ricerche di grafica, peraltro è collegata anche con la campagna, insomma, di recente origine, quindi sono molto contento di averlo ritrovato qui, diciamo. Ancora vivo e da dire.